Benvenuto al programma di oggi. Il mantra Hamsa significa io sono quello e viene fatto abbinato al respiro. In questa pratica abbiamo due punti di focalizzazione, uno per l'ispirazione e l'altro per l'espirazione. Prima di guardare da vicino questa pratica, vorrei che facciamo insieme una breve esplorazione per trovare questi due punti all'interno del nostro campo energetico. Queste istruzioni le ho prese in gran parte dal Vijnana Bhairava, come è spiegato da Sally Kempton. Sono 6 CD in lingua inglese che si possono comprare anche su Amazon e che io raccomando molto. Sally Kempton ha fatto un lavoro grandioso. Passiamo ora alle spiegazioni. Se misuriamo 12 dita da sotto le narici verso il basso, troviamo lo spazio del cuore, situato sotto l'osso dello sterno. Per fare questa misurazione, si misura 3 volte 4 dita per trovare il punto. Esiste anche uno spazio esterno, di fronte al nostro torace. Per trovare questo punto, misuriamo anche qui 3 volte 4 dita a partire dall'ossatura dello sterno in orizzontale verso l'esterno. Questa misurazione delle 12 dita la facciamo naturalmente una unica volta, tanto per avere l'idea di dove si trovano questi due punti. Durante la meditazione, dove poniamo l'attenzione sul respiro, ci focalizziamo alternativamente su questi due punti. Con l'ispirazione immaginiamo che il prana, ossia l'energia del respiro, fluisce allo spazio del cuore. Con l'espirazione immaginiamo che il prana fluisce verso questo punto esterno situato di fronte al nostro petto. Il mantra Hamsa fluisce con il respiro, che ha un suono simile al respiro. L'aria entra con il suono di Ham ed esce con il suono di Sa. Questo mantra significa io sono quello. Ripeti e ascolta Ham con l'ispirazione, ripeti e ascolta Sa con l'espirazione. Mantieni la ripetizione del mantra abbinato in tale maniera al respiro. Durante l'ispirazione, fai fluire il prana del respiro all'interno del tuo cuore. Durante l'espirazione, fai fluire il prana del respiro nel punto dello spazio esteriore. Rimani seduto per un certo tempo con il mantra che fluisce insieme al respiro dentro e fuori. Mantieni la focalizzazione sui due punti. Con il tempo può arrivare che spazio esterno e spazio interno diventano uno solo. Mantieni la ripetizione del mantra abbinata al respiro. Ham con l'ispirazione, Sa con l'espirazione. In certe scuole di diverse regioni dell'India, questa pratica viene eseguita all'incontrario,
usando sa con l'espirazione e ham con l'espirazione. E il risultato è lo stesso. Quello che invece è importante è di mantenere la propria abitudine, così come l'abbiamo imparato. Noi ripetiamo ham con l'ispirazione, sa con l'espirazione. Oggi faremo insieme la meditazione usando questo modo di seguire con attenzione il respiro e la ripetizione del mantra Ham Sa. Per abituarti, fai poi per conto tuo questo esercizio. La prossima breve meditazione vorrei poi dedicarla al tesoro nascosto che c'è in questa pratica. Io ti auguro che tu possa fare una bella esperienza di meditazione con il mantra Hamsa abbinato al respiro. Ora meditiamo insieme. Siediti e chiudi gli occhi. Controlla la tua posizione. Mantieni una posizione eretta ma rilassata. Focalizza ora la tua attenzione sul respiro. Lascia che il respiro sia naturale. Lascialo fluire. Segui l'ispirazione e osserva come il flusso del prana fluisce allo spazio del tuo cuore. Segui l'espirazione e osserva come il flusso del prana fluisce e termina allo spazio esterno al tuo corpo. Contemporaneamente ascolta e ripeti Ham con l'ispirazione e ascolta e ripeti Sa con l'espirazione. Ti auguro una buona meditazione.